Ora, regà, dobbiamo iniziare la live con in realtà una notizia importante, perché ho già fatto un video al riguardo, quindi in realtà non è che ci sarebbe troppo da dire, ma voglio parlarne anche brevemente con voi in chat, perché secondo me è doveroso, perché hanno annunciato delle notizie su ReZero abbastanza inaspettate. Come ho detto nel video YouTube, in realtà io non ho capito perché, sarò onesto, non ho capito perché hanno fatto uscire adesso un trailer. Cioè, ne avevamo parlato, se vi ricordate, pure qualche settimana fa, un trailer, l'ultimo trailer su ReZero, che adesso mi viene da pensare che forse non sarà l'ultimo trailer questo, ma ce ne sarà ancora un altro, doveva uscire tipo quest'estate, mi pare a un evento a luglio o ad agosto, e invece è uscito ieri, in maniera totalmente inaspettata, nuovo trailer insieme all'annuncio del primo episodio da 90 minuti, che mi sono informato, non ho in realtà la certezza al 100%, ma dovrebbero essere 90 minuti effettivi. Proprio effettivi, non ci dovrebbero essere slot pubblicitari, quindi proprio un primo episodio da un'ora e mezza. In realtà non è esattamente un primo episodio da un'ora e mezza pulita pulita, perché i primi 20 minuti, forse pure la prima mezz'ora, ma spero vivamente di no, dovrebbero essere un recap. Dovrebbero essere un recap della seconda stagione spiegato dal punto di vista di Otto, che per carità è una cosa sacrosanta, perché sono sicuro che tra di voi ci saranno due persone che si ricordano le cose che sono successe nella seconda stagione, dato che ne succedono parecchie, quindi un recap per un anime come ReZero va bene, però spero che non duri troppo, spero che non duri mezz'ora, perché altrimenti mi cago un pochino il cazzo. Secondo me un recapino da 20 minuti va bene, lo accettiamo, mezz'ora... già un po' più pesante, ma se proprio uno deve, se lo becca. Nuova key visual, molto bella, mi piace molto. In realtà, guardate, ve la trovo, ve la prendo da un'altra parte, perché qua non mi piace. Ecco qua, questa qua è la nuova key visual della terza stagione, anche questa molto bella. Posso dirvi veramente molto bella. Sembra, sapete cosa sembra? Sembra tipo Avengers Endgame, i buoni contro i cattivi, lo scontro finale, evil contro good, proprio il bene e il male, una cosa del genere. Però sì, fa capire in teoria che questo scontro che avverrà nella terza stagione sarà una roba veramente importante, cioè dovrebbe, dall'idea che mi sono fatto io, dovrebbe partire da subito, soprattutto considerando che il primo episodio durerà un'ora e mezza e adatterà l'intero volume 16, che a sto punto andiamolo pure a vedere qual è sto volume 16, visto che ci siamo. Volume 16 di ReZero, con in copertina un nuovo arcivescovo insieme a il Ciaddone, il dio supremo Betelgeuse Romane Conti, che ovviamente dovreste ricordarvi dalla prima e anche dalla seconda stagione. Quindi sì, il primo episodio di sta terza stagione adatterà tutto il volume 16, che io non so cosa succederà nel volume 16, ma presumo, dato che ci stanno gli arcivescovi in copertina, che inizierà subito qualcosa. Cioè, non credo ci saranno episodi di preparazione, non credo che aspetteremo molto, secondo me già dal primo, massimo secondo episodio inizierà la guerra, il bordello in questa città di Priestella. Questa è l'idea che mi hanno... che ho. E quindi sì, più o meno questo è tutto. Poi vabbè, nuovi personaggi, nuovi doppiatori confermati per questi personaggi qua, che sinceramente non mi va di approfondire adesso. O in realtà potremmo approfondirli su Anilist, perché forse è più veloce, perché non mi va di andare a recuperare come cazzo si chiamano i doppiatori. Wow, guarda qua che bello. Guarda qua, pure su Anilist hanno messo lo sfondo. Bello, bello. Posso prendere? Allora. Sirius, l'arcivescovo dell'Ira, mi pare, verrà doppiato da... ok... Bikefonium... non conosco nessuno di questi, cioè nel senso li conosco ma non ho visto anime. Oh, da Chisato! Doppiata da Chisato, ovviamente credo che la doppierà in un modo molto diverso di come ha doppiato Chisato. Magari volevo cercare un personaggio un po' più sopra le righe, un po' più stronzo, ma... sinceramente no, non ci sono personaggi che conosco per quanto riguarda questa doppiatrice. Boh, andiamo a vedere gli altri, tipo Enkel Vanastrea. Eccolo qua. Lui che sembra... Sapete chi mi ricorda? Mi sembra tipo un... mezzo un Paul... forse un incrocio tra Paul e Soldat di Mushoku Tensei. Cioè, non so, un tipo di personaggio un po' particolare. Doppiato da... che perché io in realtà non so neanche quanto sarà. Ah, Kenjiro Tsuda. Oddio, lui mi dice qualcosa. Mi dice lui. E forse probabilmente mi sbaglio. Ah, da Nanami di Jujutsu Kaisen. Ok.
Ok, quindi forse sarà un personaggio. Se, o di Kishibe di Chainsaw Man, Overhaul di. Overhaul, cioè Chisaki di My Hero Academia. E ok, no, sembra un doppiatore interessante. Sì, cioè il doppiatore che fa i villain praticamente di solito. Poi in realtà, vabbè, Nanami comunque pure. Che fa i personaggi ciaddoni, cioè verrà doppiato da questo tizio che fa i personaggi ciaddoni, o cattivi. E poi in realtà ce n'era un altro, aspettate. Vabbè, in realtà questi due sarò sincero. Questo manco so chi è. Cioè, questo qua è la prima volta che lo vedo in tutto, eh. Questo tizio sopra, chi se lo incula, sinceramente, lui. Joshua Eoculius, che è doppiato da. Però, ripeto, non so se siano personaggi importanti. Ah, Yugi è quello che gioca Yu-Gi-Oh! Perfetto, doppiato dal nulla cosmico. Quindi. Da Wakana Gojo, in realtà. Non mica nulla cosmico. Da Wakana Gojo di Dress Up Darling. E basta. Quindi, vabbè, da Gojo di Dress Up Darling. Quanti app? Non si sa il numero di episodi. Però posso dirvi una cosa. Mo andremo pure a vedere il trailer brevemente. Cioè, non è che c'è troppo da commentare del trailer, quindi lo vediamo al volo e basta. Ma vi posso dire che dopo tutte queste cose che stanno facendo in merito alla terza stagione, dopo il primo episodio che avrà 1 ora e mezza, e in generale pure. Non lo so, anche tutte le cose che hanno rilasciato. Cazzarola, raga, torneranno i Mifferroid. Con la terza stagione torneranno ufficialmente i Mifferroid che canteranno l'ending, intitolata Nox Lux, la nostra luce. Chissà qualche riferimento particolare, ma comunque la nostra luce, che tra l'altro alcuni mi hanno pure fatto notare la somiglianza con Styx Helix della prima stagione, e come nome. Però sì, torneranno ufficialmente i Mifferroid, e di queste cose sono contentissimo. Nella seconda stagione non ci sono stati. C'è stata Mayu, l'ex cantante dei Mifferroid, ma non c'è stato proprio il gruppo dei Mifferroid come il nuovo gruppo. Quindi, raga, per quanto mi riguarda, principalmente grazie a questo primo episodio da 1 ora e mezza, però stiamo partendo molto bene. Vediamo, adesso andiamo a vedere il trailer, che dura 2 minuti, ma sono molto molto positivo per quanto riguarda sta terza stagione di ReZero. Qua c'è la. Ah, ecco. Per la prima volta lo vedo pure in inglese, cioè tradotto in inglese, quindi pure meglio, pure meglio. Ci avete messo 35 secondi a zittirvi, ma grazie per essere. Per non aver parlato. E la cosa che mi interessa molto di questo personaggio qua è che si chiama Sirius Romane Conti, quindi. Sorella? Figlia? Di Betelgeuse? Chi cazzo è questa? È imparentata? Probabilmente sì, è imparentata con Betelgeuse. La moglie? No, oddio, no. Ma non so se. Per carità, Betelgeuse comunque aveva il suo fascino, eh? Aveva il suo sex appeal, quindi potrebbe magari essere pure la moglie. Però no, la figlia ne dubito, non mi dà l'impressione di una figlia. Però magari. Sì, una sorella, una. Non so, forse la moglie. Effettivamente, forse potrebbe essere la moglie. Lira. Quindi ci abbiamo preso, lei è l'arcivescovo dell'Ira. E questa è anche l'opening di questa terza stagione. Da notare le imponenti tettone di Emilia che sono proprio. Stanno per esplodere di stagione in stagione, sempre più grosse. Sirion Romane Conti, esatto, proprio lui. Canzone cantata da. Sì, mi pare Konomi Suzuki, la solita che fa sempre le opening di ReZero. Mi sembra onesta. Mi sembra onesta. Avremo pure un qualcosa sul passato di Reinhard, come potete notare da questa scena qua in cui si vede lui da piccolo. Personaggio più forte di tutto ReZero. Questi, vabbè, sono la famiglia di Garfield che. Scopriamo essere viva. E poi c'è questa nuova Loli che, se vi ricordate, c'è stata una diatriba su Twitter per il design, perché è troppo poco scoperta. Raga, dovevano farla nuda. Cioè, le persone, sapete come la volevano? La volevano senza i vestiti neri. La volevano proprio senza il top nero e senza i pantaloncini neri. Solamente coperta da queste due fasce sopra e sotto. Ci sta, ci sta. Una grande pecca, il personaggio è proprio. Cambia totalmente. Posso dirvi anche molto bello loro vestiti da. Cioè, Beatrice e Emilia vestite in stile giapponese. Emilia, guarda che cazzo è. Carinissime.
poi abbiamo lo stupratore, abbiamo il violentatore. Buora. Arriva ad ottobre, non si sa neanche il giorno, però... E il primo episodio avrà 90 minuti, quindi ci dicono questa cosa qua. Ora, se ve la devo dire tutta, questo qua è il trailer peggiore, tra tutti i tre che abbiamo... Questo qua è il terzo che abbiamo avuto, è di sicuro il trailer peggiore, proprio in generale, cioè... Perché in realtà questo qua è il primo episodio. Cioè, questo qua proprio fa vedere i primi minuti del primo episodio, alcune parti del primo episodio, quindi non ha... Cioè non è come i primi due che prendevano alcune cose fighe di quello che succederà. C'avevano pure, se vi ricordate, il primo una colonna sonora un po' più figa. Questo c'ha l'opening che per carità è carina, ma insomma è il trailer peggiore fino ad ora. Anche se comunque fa vedere qualcosina con Sirius, con Regulus che accarezza Emilia, perché ripeto, se la vorrà scopare proprio. Ma chi non se la vorrebbe scopare Emilia? E questo è quanto, quindi non c'è molto da dire su questo trailer, la qualità comunque mi sembra sempre buona, e ripeto, dopo tutte le info e tutte le cose che stanno uscendo negli ultimi tempi, sono molto, come dire, fiducioso che questa stagione verrà adattata bene, perché il primo episodio del 90... Cioè, mo, ditemi, veramente, a parte pochissimi anime, ma quando mai fanno un episodio da un'ora e mezza? Cioè, in realtà, ora che ci penso, ma un'ora e mezza... Mi fate un esempio di un anime che c'ha il primo episodio da un'ora e mezza? Perché di solito ce l'hanno da un'ora. Mo, se non vado errato, Shield Hero dovrebbe averlo da... tipo un'ora? Oshinoko. Ecco, Oshinoko. Esattamente Oshinoko. Oshinoko è l'unico anime uscito recentemente, sicuramente è l'unico, che ha il primo episodio che dura un'ora e mezza. Pure Free Eren... Sì, però lì è un po' diverso. È un po' diverso con Free Eren il discorso, perché in realtà Free Eren... Sono 4 episodi uniti insieme, mentre ReZero non sono 4 episodi uniti insieme. Cioè non è che questo primo episodio, da quanto ho capito, poi potrei magari sbagliarmi, ma dovrebbe essere così. Non è che questo primo episodio sostituirà i primi 4 episodi e quindi dall'episodio 2 è come se staremo all'episodio 5. Cioè con Free Eren è una cosa diversa, quindi non c'entrano. Free Eren non è azzeccato. Anche qua sono 4 episodi, ma in realtà non l'ho vista questa cosa, sai, Sirion? Cioè non ho... non ho letto, ho letto che sarà l'equivalente di 4 episodi, ma non ho letto che questo special rappresenterà i primi 4 episodi. Cioè non so se faranno come Free Eren, quindi questa cosa la vorrei capire meglio. Non ho capito se faranno come Free Eren o se sarà una cosa a parte. Ah, la stessa cosa pure ReZero. Allora ok, direi che prossimo 40 episodi, no, infatti. Però vi posso dire, già il fatto che avrà, aspetta. Comunque il fatto che faranno come Free Eren, cioè, se faranno come Free Eren effettivamente, vorrà dire che comunque sono più di 25 episodi. Perché se vi ricordate pure Free Eren aveva 28 episodi, pure con ReZero io spero che il numero di episodi sia pure superiore a 28, perché sarebbe, come dire, abbastanza fastidioso se così non fosse, ma sì, penso di sì. Il primo episodio da 90 minuti rappresenta 4 episodi della trasmissione in TV. In Giappone uscirà prima al cinema e poi come 4 episodi divisi. La notizia diceva così. Allora, perfetto. Allora sì, dovrebbe essere come Free Eren. Dovrebbe essere esattamente come Free Eren. Quindi, allora sì, discorso come non come Oshinoko, come Free Eren. Che poi, guarda, qui in questo caso dipende, secondo me, quanti episodi avrà la serie in totale. Perché, alla fine, se ci pensate, pure Free Eren aveva 28 episodi che all'effettivo erano 25. Cioè, il primo episodio erano 4 insieme, quindi in realtà la serie aveva 25 episodi. Poi hanno voluto fare questa cosa che sono usciti subito i primi 4 a mo' di film, ma è come se ne avesse avuti 25. Con ReZero staremo a vedere quanti episodi avrà. Se ne avrà 28, male. Spero un po' di più. Ah, 8-10, quindi 8 ottobre. Sì, penso sia a sto punto, se no che cazzo vuol dire 8? Quindi sì, forse 8 ottobre, sì, dovrebbe essere 8 ottobre, ma non... non lo so, nessuno ne ha parlato di sta cosa nelle news, cioè non l'hanno detta questa cosa del giorno di uscita, ma... Ah, al cinema, ma infatti è l'8, ma infatti è agosto l'8, non è ottobre, cioè non è 8-10, non è l'8 ottobre, ma è quando lo faranno al cinema, allora infatti è per quello che non avevo trovato da nessuna parte il giorno di uscita, quindi no. Esce ad ottobre, non si sa il giorno, non si sa il numero di episodi, e staremo a vedere, però... Questa cosa del primo episodio da un'ora e mezza è tanta roba, Spero che dopo la terza non servano più anni per un'ipotetica quarta. Lo spero anche io, perché per quanto io, come dire, a me va bene che se la fanno bene, perché mo staremo a vedere se magari la fanno male sta stagione, però per quanto a me vada bene che si prendano tutto il tempo che vogliono per fare la stagione purché la facciano bene, 4 anni ogni stagione rompe il cazzo.
4 anni ogni stagione è pesante, raga, eh. Cioè, è proprio tanto tempo. È proprio tanto, tanto tempo. Mi piacerebbe quantomeno ogni 3 anni. Cioè, un lasso di tempo che mi sembra ragionevole sia per la produzione che per proprio fare al meglio tutto sono 3 anni, non 4 anni. 4 anni sono proprio tanti. Cioè, il massimo che mi piacerebbe è 3 anni, ma 4 anni... Spero che la prossima, se uscirà, non sarà nel 2028, perché porca troia, che due coglioni. E vabbè, quindi questa qua era la notizia su Re Zero. Sicuramente cose positive, staremo a vedere quando annunceranno il numero di episodi totale.